adesso ci lasciamo e forse non ti sposerò mai. Buonasera, ben ritrovati al solito appuntamento con il Salotto della Com. Questa sera siamo in compagnia con il numero uno, non di maglia, ma della società stessa. Fausto Colombo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, facciamo una bella chiacchierata amichevole. Se eventualmente qualche domanda è un po' scomoda, qualcuna un po', rispondo, puoi sempre stesso rispondere, no comment, eh? Ti puoi salvare così, ok? Di solito non lo faccio. Allora, innanzitutto come stai? Direi abbastanza bene, grazie. Sono qui, sono ritornato, non in pienissima forma, però direi sono contento di come sto. Allora, come hai visto la partita di stasera? Dunque, la partita di stasera, beh, intanto sono contentissimo del risultato, sono sicuramente due punti guadagnati in uno perso. Che poi abbia visto la squadra giocare bene, secondo me non posso dirlo, ecco, ci sono stati degli alti bassi dopo un bellissimo primo set, c'è stato un calo un po' in tutti i fondamentali, a partire dalla battuta, abbiamo battuto secondo me non in modo piccante, ma sbagliando molto, insomma, sono calati un po' tutti i fondamentali. Poi, quando non si mette giù la palla si trova difficoltà. C'è da dire che avevamo di fronte una squadra molto ben organizzata, magari con meno individualità che non la nostra, a parte a me è piaciuto il Perisinotto, il loro posto, i due centrali più bassi dei nostri, però molto ben organizzato. Ha colpito, è stata l'organizzazione soprattutto in seconda linea, andare su tutti i palloni, è una mentalità. Sicuramente. Infatti ha pagato, Sì, dalla nostra parte c'è forse un po' di nervosismo di troppo. Sì, ho visto, forse i ragazzi sentivano molto la partita, perché troppo la partita non bisogna mai sentirla, perché le partite vanno vinte tutte se vuoi ad arrivare in avanti. Giocate, poi non vinte. Quindi la sentivano molto e per cui magari qualche discussione, qualche faccia non proprio rilassatissima si è notata sicuramente. Allora, un padre non si chiede mai quale figlio preferisce, perché si presume siano tutti sullo stesso livello. Considerando te come padre di questa società, pensi di aver trattato i tuoi figli in tutto lo stesso modo, di averne amato qualcuno di più, qualcuno di meno? Ma direi che io sono... Scusa, ti interrompo, per figli intendo le squadre, non i giocatori. No, le squadre. Ah, le squadre. No, le squadre. Le squadre. Ma infatti non sono stato chiaro. Le squadre. Ma direi no. Direi che... cioè, non nel senso non ho amato qualcuno più degli altri, qualcosa più degli altri. Tanto più che, a dimostrazione di questo, io di solito non seguo mai le squadre in trasferta, perché c'è sempre una squadra che gioca in casa, quindi preferisco, direi, seguire la squadra in casa. È chiaro che quando una squadra vince io la seguo con maggior piacere. Se non, la squadra è divertita, chiaramente. Esatto, non come notazione, tenendo conto anche che, lo sai benissimo, io non perché la vuoi con me quest'anno, abbiamo anche ragioni da seguire, quindi seguiamo con particolare attenzione anche quello e particolare difficoltà, diciamocelo, ecco, l'abbiamo... Sì, purtroppo sì, però insomma, sono giovani. Allora, la leggenda narra che quando una delle tue squadre non ti soddisfa appieno, ti alzi e te ne vai, abbandoni il palazzetto. Quest'anno mi risulta che non sia ancora successo, quindi sei soddisfatto della stagione, in particolare della B2? Stasera ho rischiato di prendere su e di andare. Ah, non sei uscito perché c'era la neve, sennò probabilmente se c'era no, sereno no, no, è che a un certo punto l'ho vista un po' brutta, eravamo... ogni brutale, un po' nella buca, quindi però siamo stati bravi il terzo set, esatto, secondo e terzo set che poi sono i set che abbiamo perso, siamo stati bravi ad uscire, però è vero che io sono molto molto emotivo, per cui se una squadra, ma non si sta perdendo, se secondo me non fa quello che potrebbe fare, perché se poi incontriamo una squadra più forte che ci batte e lottiamo, io sono il primo a stare lì fino alla fine e a sostenerla. Se invece penso che si stia facendo meno di
quanto dovuto, allora vanno un po' in difficoltà a star lì. Però è una questione di impegno e neanche di prestazione. Però non disturbo nessuno, prendo su, non faccio come certi presidenti che battono i pugni sui plexiglass della panchina. Però, scusa se ti interrompo, quest'anno non è successo. No, quest'anno non è ancora successo. Quindi voglio dire che la stagione è successo, la positiva, se non è ancora successo. Sicuramente per tornare alla V2 sta facendo una buona stagione, c'è ancora qualche partita difficile da fare a partire dalla prossima a Mantova, però siamo in corso per l'obiettivo. Io non ho paura a dire l'obiettivo minimo, che sono i playoff, ecco, perché fai dai playoff a vincere, poi cioè vincere deve andare tutto bene, ci sono gli avversari, però i playoff sono sicuramente un obiettivo minimo per noi. Allora, ricordiamo che Fausto, oltre a ricoprire un ruolo importante dietro la scrivania da presidente, ricopre anche un ruolo importante come allenatore delle giovanili, appunto, dell'anno 14. Fausto, è più impegnativo fare il presidente o fare l'allenatore? Sicuramente fare il presidente. E a dire la verità, mi piace anche meno, mi dà più soddisfazione. Quindi hai già risposto anche alla seconda domanda, hai più soddisfazione a fare il presidente o fare l'allenatore? Ma io ho soddisfazioni in tutto, però ripeto, cioè, è molto impegnativo fare il presidente, perché organizzare, trovare risorse finanziarie, cercare di accontentare tutti, organizzare tutto il lavoro di tutte le squadre, gestire la palestra con la faccenda qui, gestire il palazzetto, siamo sempre in lotto, sicuramente questo è impegnativo. L'allenatore, sì, magari certe volte è anche piacevole. Non abbiamo qualche difficoltà perché non possiamo ottenere i risultati che vorremmo, però almeno tu lo sai benissimo che allenando i giovanili, insomma, i ragazzi e le ragazze ti seguono sempre con entusiasmo, quindi dopo è chiaro che i livelli sono quelli che sono, noi ci sono problemi anche lì, noi chiaramente come allenatori siamo quelli che sono, nel senso facciamo il possibile, ma ecco, però direi che è molto gratificante, ecco, lavorare soprattutto con i giovani. Io ormai lavoro soprattutto con i giovani. Quest'anno che sto provando. Allora, da allenatore e da presidente, qual è la cosa che proprio non sopporti in un giocatore? Da allenatore e da presidente. Sì. Quando c'è da gestire un giocatore, qual è la cosa che proprio ti dà fastidio? Forse l'arroganza, forse allora mi dà fastidio, esatto, la poca umiltà. Quando un giocatore non capisce che la pallavolo è uno sport di squadra, quello è una cosa proprio che mi dà fastidio. La pallavolo è uno sport di squadra, c'è più soddisfazione a andare a recuperare una palla aiutare un compagno, che un mio compagno non è riuscito, oppure andare a coprire un attacco del mio compagno che ha preso un muro, magari attacca 10 volte e dopo prende un muro e io gli raccolgo, ecco, lo ripeto, quindi quello soprattutto, l'individualismo nella pallavolo, che uno vuole fare l'individualismo va a giocare a tennis e neanche in doppio, insomma, sì. Allora, ricordiamo che Fausto ha allenato sia il maschile che il femminile, sono più facili da allenare le donne o gli uomini? Secondo me gli uomini per il mio carattere. Io sono un po' sanguigno, quindi ogni tanto si può anche fare qualche intervento energico. Manesco, anche energico, no, fisico. Energico, manesco mai. Quindi, allora, manesco la domanda mai. Successiva che già mi hai fatto un assist per la domanda è: serve di più la carota o il bastone? Allora, il mio modo è un po' cambiato, nel senso io prima ero molto più agitato come allenatore, anche in panchina, adesso secondo me non serve arrabbiarsi tanto e sempre, perché poi i ragazzi oppure i giocatori non riescono a capire. Quando però ci deve arrabbiare, se bisogna usare le maniere decise, ogni tanto secondo me è utile farlo. Allora, tu usi di più la carota o il bastone? Ma attualmente penso di usare più la carota. Allora, oltre che presidente e allenatore, anche grande appassionato di uno sport che col volley ci azzecca poco, che è il ciclismo. A cosa senti che non potresti mai rinunciare? La bicicletta o il volley? A tutte e due. Non rinuncerei mai a nessuna delle due. Risposta diplomatica, no. No, sincera. Risposta sincera. In questo periodo
però essendo, avendo avuto qualche problema di salute diciamo non proprio lieve, ho rinunciato. Il volley mi ha aiutato molto a dimenticare la bicicletta, perché la bicicletta è da ottobre che non riesco più a andare. Forse fra le due cose, però ripeto, io conto proprio di non lasciarne l'una nell'altra. Allora, sei contento dell'equipe famiglia che hai creato qui alla Canottiera Angina, con la quale hai un rapporto quasi paterno, diciamo? Sì, paterno-fraterno, ecco, paterno nel senso nei confronti degli addetti, sui bisogni, e fraterno nei confronti dei collaboratori. Sicuramente sì, è una delle forze della nostra società. Senza diciamo, l'aiuto di tutti i nostri dirigenti, collaboratori, sicuramente non riusciremo ad andare avanti. Questa è l'importanza, insomma, del volontariato. Alla fine persone appassionate sono più importanti che magari dei professionisti che non hanno la stessa passione. Sono insostituibili come il Presidente. Ecco, secondo me... Prima lui. Va bene, Fausto, io ti ringrazio per la pazienza che hai avuto. Grazie, ringraziamo anche Roberto per la posta nelle braccia, alla prossima.